Continua incessante il lavoro della provincia dell'Aquila per liberare dalla neve la strada di Campo Imperatore interessata dal passaggio dei corridori della Carovana Rosa del Giro d'Italia il prossimo 12 maggio. Mentre la stazione sciistica ha già annunciato che chiuderà ufficialmente i battenti il 12 stesso, con la speranza di lasciare aperte tutte le piste per far sciare chi vuole in quella giornata storica, i mezzi con le turbine in questi giorni hanno lavorato senza sosta, continueranno a farlo per far sì che tutto sia perfetto. Da brividi lo scenario con i muri di neve alti ai lati della strada. Del resto, in questi giorni sul Gran Sasso ha continuato a nevicare, mentre oggi ha tirato vento forte sin dalle prime ore della mattinata, ma senza precipitazioni, con la stazione regolarmente aperta e la scuola sci con il direttore Luigi Faccia che ha accolto gli sciatori. Qui a Campo Imperatore la stazione è aperta, c'è un po' di vento, vento leggero, moderato, e una visibilità con tratti di nebbia. La temperatura oggi siamo un pelo sopra lo zero, 1 grado, e al momento non ci sono precipitazioni. La neve è primaverile, come molto compatta primaverile. Niente, si continuerà a stare aperti, vediamo e soprattutto prepariamo il giorno di festa della tappa del 12, dove, come dico da diversi giorni, sarà uno spettacolo. Non è la prima volta che i corridori arriveranno tra muri di neve, si ricorderà la storica impresa di Marco Pantani, proprio sul Gran Sasso. Una tappa emozionante che regalerà in Mondovisione uno scenario assolutamente unico. Ma le previsioni parlano di una situazione di dinamicità, per cui ad oggi azzardare lo scenario per il 12 è praticamente impossibile. La speranza è che sia una bella giornata di sport per godersi il giro e la sua unicità.